Ciao amici, come fare per dimagrire senza dieta? Faccio il digiuno, come gli eremiti? No, segui questi 7 trucchi sciogli grasso facili facili. Per dimagrire non serve imbarcarsi in diete complicatissime. Secondo la naturopatia, sono le abitudini alimentari uno dei segreti per dimagrire senza dieta. Come dico sempre, non conta solo cosa mangiamo, ma come lo mangiamo. Per esempio, ingozzarsi di muffin vegani, anche se hanno poco zucchero e sono light, non è proprio un'abitudine dimagrante. Sono sicura che siete d'accordo con me in teoria, ma qual è la vostra esperienza pratica a riguardo? Scrivetemelo nei commenti, così poi ci confrontiamo. E già che avete le dita impegnate, mettete un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Non saltare i pasti, regola fondamentale per dimagrire, mangiare regolarmente. Ma sembra un controsenso. Solo in apparenza il metabolismo del corpo si attiva quando c'è cibo da bruciare. Ma se diamo poco nutrimento al corpo, il metabolismo rallenta per non bruciare troppa energia e conservare le riserve. Colazione. Il buongiorno si vede dal pancake e la colazione ha l'oro in bocca. Ma cosa fai, ti inventi i proverbi? Certo, perché fare una buona colazione fa dimagrire. In questo video ci sono tutte le prove scientifiche e l'orario in cui fare colazione per dimagrire. E in descrizione c'è il link all'ebook con le mie colazioni light preferite. Sazietà. Regola d'oro semplicissima. Quando siamo sazi, smettiamo di mangiare. Anche se avevamo programmato di mangiare quel dolce buonissimo. Ma molto spesso le calorie in eccesso vanno a finire nel girovita, come confermano molte donne. Lo sapevate? Spesa. Scusa, mica si mangia. Mangi quello che compri, ma ancora più importante, non mangi quello che non compri. Morale della favola. Mai andare a fare la spesa quando abbiamo fame. Meglio mangiare qualcosa prima. Il mio trucco è avere due liste di cibi che porto sempre con me quando vado a fare la spesa. Una dei cibi sani da scegliere e una dei cibi poco sani che non entreranno mai nel mio carrello. La prossima volta che vi lamentate, ma perché mangio sempre dolci quando sono a casa? Chiedetevi anche, e chi li ha comprati? Per sapere come scegliere i cibi più sani e i migliori trucchi per dimagrire, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi con un piccolo contributo mensile per sostenere il mio lavoro quotidiano, perché io pubblico video ogni giorno. Grazie a chi lo farà. Abbinamenti. Certi abbinamenti di cibi favoriscono il dimagrimento. Per esempio, proteine magre e verdure, oppure cereali integrali e verdure. I carboidrati insieme alle proteine invece sono più calorici e più difficili da digerire. Piatti pronti? No, niente piatti pronti. E sapete perché? Ma cosa avranno poi di male? Sono pieni di insaporitori, sale, spesso zucchero e ingredienti nascosti che fanno ingrassare perché aumentano l'apporto calorico fantasma, quello di cui non ci rendiamo conto. Pensi di mangiare patate e invece stai mangiando il doppio del sale che tu avresti usato normalmente e anche lo zucchero che stai cercando di evitare. Meglio organizzarsi quando cuciniamo e preparare qualcosa in più per i momenti in cui proprio non avremo tempo di farlo. Riscaldare per riscaldare è meglio che siano piatti preparati da noi, giusto? Se volete preparare menù di piatti sani che fanno anche dimagrire, vi consiglio il mio ebook Menù brucia grassi. Il link è qui sotto e su mobile, basta cliccare il titolo e si apre la descrizione. Ultima strategia, movimento! Fare almeno 30 minuti di movimento al giorno è indispensabile. Va bene anche camminare a passo sostenuto, l'importante è farlo tutti i giorni, senza mai mancare. Ora condividete questi 7 trucchi con tutti i vostri amici, aiutate anche voi sempre più persone a dimagrire senza dieta, in modo sano e naturale, con i consigli dei miei video. E noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! Vi consiglio il mio... Sì? A posto?